due righe di una studentessa che non ha potuto venire, però ci teneva tanto a portare la sua esperienza, mi ha chiesto leggi per piacere perché vorrei portare questo messaggio. Sarei stata in prima fila per celebrare questo bellissimo anniversario, ma la mia assenza è causata proprio dall'aver studiato alla scuola Simo. Scritto così può suonare strano e quindi partirò dal principio, ma sarò breve. Mi chiamo Amalia Dell'Aquila e ho iniziato gli studi nel 2008 alla Simo. Ho iniziato la scuola a 37 anni e contemporaneamente ho scelto di iniziare a studiare danza medio orientale. Un grande salto nel vuoto e una sfida per chi si sentiva troppo vecchia per studiare e danzare. Ho proseguito gli studi integrando in modo crescente la passione per la danza e quella per le tecniche olistiche, fino a scrivere la tesi finale su danza del ventre e sistema dei chakra. Studiare naturopatia in una scuola prestigiosa come la Simo mi ha permesso di apprendere un metodo, ma mi ha anche consentito di sviluppare una sensibilità profonda e la voglia di continuare a studiare. Soprattutto mi ha dato un nuovo slancio e mi ha permesso di danzare. Ognuno con la scuola fa quello, no? Di danzare in un'ottica olistica. Naturopatia e danza non sono stati per me mondi separati, ma mi hanno dato la possibilità di ritagliarmi il mio spazio e poter lavorare unendo i settori che amo di più. Negli anni sono diventata naturopata e insegnante di danza. È nata la mia pagina su Facebook che si chiama Danza Olistica, ma soprattutto è nato il mio metodo che mi permette di danzare e insegnare danza con un approccio olistico che si rifà alle tecniche corporee apprese nella naturopatia vibrazionale. Questa sera si celebrano i 20 anni della scuola e io la celebrerò pensandola con eterno ringraziamento mentre sta danzando in questo momento, mentre starò danzando in uno spettacolo, onorando il metodo che ho imparato negli anni. E tra una danza e l'altra, molte colleghe desiderano spesso anche un trattamento di reflessologia o dei fiori di Bach per l'ansia da prestazione. Chi mi conosce sa che sono parca di complimenti e in questo caso sono più che meritati, non riesco a trattenermi. Chi non mi conosce potrà pensarmi sorridendo, quando nel corso dei mesi si accorgerà di come questo percorso sia arricchente, stimolante e innovativo. Ho chiesto di poter portare i miei saluti tramite mail, perché è un modo per essere presente e per ringraziare pubblicamente quello che la scuola mi ha permesso di fare, credere nelle mie possibilità, non accontentarmi mai, continuare a studiare e migliorare, apprendere un metodo. Ringrazio di cuore Arianna, e la ringraziamo tutti per il lavoro che fa con noi, che ha curato il mio tirocinio, presenza indispensabile, Camilla, che ha curato la mia tesi, e tutti gli insegnanti prestigiosi che si sono alternati negli anni, Iris e Laila, quanti sorrisi e quanta pazienza, tutti, ma proprio tutti, impossibile elencarli, e infine Katia, che ha permesso al suo sogno, non eravamo d'accordo di parlare del sogno, che ha permesso al suo sogno di diventare realtà anche per tutti noi. Lanciate una lanterna per me, faremo diversamente perché non abbiamo il permesso di lanciare le lanterne, ma faremo ancora di più, una roba ancora più bella, con stima immensa e affetto sincero, Amalia. Ecco, desiderava essere tanto presente. E ora un piccolino.